quello che è la prerogativa, ritengo, dei piccoli imprenditori rispetto alla grande realtà della distribuzione cooperativa o della distribuzione in generale, grande distribuzione in generale, è il servizio, quello che difficilmente si trova nelle grandi realtà. Andrea Blau, Fisascat CISL, di fronte al report della Confcommercio reso noto qualche giorno fa e che ha messo nero su bianco la desertificazione commerciale delle periferie cittadine, indica quella che in fondo potrebbe essere l'unica arma a disposizione dei negozi di quartiere per invertire una tendenza piuttosto preoccupante. Blau infatti non crede più di tanto alla ricetta dell'assessore al commercio Lorenzo Giorgi, che a sua volta indica nei consorzi la strada da percorrere. Può essere una soluzione che quando attivata deve avere delle caratteristiche molto precise e che è quella di cercare di fare dell'economia di scala la forza. È evidente che i costi fissi incidono in maniera molto più importante su quelle che sono le realtà della periferia le chiare differenze dei fatturati. Il costo fisso del personale chiaramente non è inferiore nella periferia rispetto a quello che è il centro. In realtà, secondo Blau, un certo tipo di unione potrebbe generare un certo tipo di forza, quantomeno per quanto riguarda un aspetto della vita del commercio di quartiere. Quello che sono le economie di scala, l'acquisto di 1000 pezzi rispetto invece a 100, sicuramente aiuta ad andare sul prezzo.